Questo qui è un messaggio che faccio, cerco di dare qualche consiglio ai ragazzi giovani, ai ragazzi che hanno 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 anni, ai ragazzi giovani che si trovano davanti a situazioni di difficoltà, un mondo del lavoro che non gli dà possibilità. Io parlo spesso con ragazzi, ultimamente ho parlato con un ragazzo che è disperato, che continua a fare degli stage. Viene pagato 500 euro per fare 40 ore a settimana, sabato e domenica, dove gli insegnano un lavoro che ci vuole praticamente un'ora per insegnargli, poi dopo lo lasciano a casa, ne prendono un altro. La situazione dei ragazzi è disastrosa. Bisognerebbe prima di tutto dare la possibilità alla gente di andare in pensione anche a 30 anni, magari prendendo molto di meno, anche a 35. Non solo andare in pensione, perché qui mandando la gente in pensione dopo 43-44 anni di lavoro, cioè i giovani sono a casa, i giovani sono a casa, i giovani sanno che se iniziano a lavorare oggi vanno in pensione dopo robe allucinanti, 45-46 anni di lavoro. Noi abbiamo un mare di ragazzi che sono a casa e che non fanno niente. Il problema di questo discorso è che i giovani devono andare a lavorare. È vero che non bisogna all'inizio guardare i salari, però se tu vai a lavorare sul lavoro che ci vuole un'ora per impararlo e ti pigliano a farti questo famoso stage, questo qui non è più lavoro, questo è sfruttamento. Perché io posso capire un ragazzo pagato poco che però va e impara un certo tipo di lavoro e quello gli fa, magari quello può, difatti io sono il primo a dire ai ragazzi giovani, non guardate all'inizio i soldi, guardate di trovare un lavoro. Ma qui siamo in situazioni che non mandano più in pensione la gente. E questo è drammatico, questo è drammatico. Questo è drammatico perché se non liberi i posti non puoi prendere altre persone, non le puoi formare. Ma come si fa a mandare in pensione gente dopo 43-44 anni di lavoro? Dopo 35 anni di lavoro uno lo puoi anche lasciare a casa, gli puoi dire guarda, se vai a 43 ti do quello che ti spetta, se vai a 35 te ne do un po' di meno, magari molti se ne vanno e lasci libero a un po' di ragazzi. Non si può lasciare a casa i giovani, non si può togliere il futuro a tutti questi ragazzi che non hanno lavoro. Io consiglio ai giovani di impararvi una lingua. Io non ho mai detto ai ragazzi andatevene via dall'Italia. Capisco chi se ne va via perché comunque ci sono delle situazioni in Italia di lavoro pochissimo precario, sfruttato e compagnia varia. Però è troppo facile fare il politico. Io ho avuto a che fare con i politici che oggi sembrano i salvatori della patria, i quali hanno detto no, bisogna restare in Italia, ma certo restare in Italia 20.000 euro al mese come voi è molto facile. Quando non c'è lavoro, non c'è un cazzo. Questi giovani, questi ragazzi, li avete tolto tutto. Io, cazzo, quando ero ragazzino avevo fatto una scuola tecnica, ma avevo molte possibilità di poter trovare di qua e di là. Questi non hanno più possibilità. O forse li vogliono lasciare ignoranti perché non guadagnando poi niente non possono neanche magari fare un viaggio, aprire la mente e informarsi. Io dico, ragazzi, lo so che in questo momento è dura perché si trovano lavori ad minchia, però cercate di fare qualcosa, cercate di fare degli studi che servono. Studiate nella chimica, studiate nella meccanica che comunque è sempre una roba buona, cioè studiate nell'elettronica. Cioè, molti si laureano in certe lauree che non servono un cazzo per poi andare a finire in un call center. Ho capito, è bello avere questo, sì, ok, ma poi alla fine che possibilità lavorative vi danno? Imparate le lingue straniere, puntate sulle lingue. Situazione brutta perché poi sta girando anche tanta brutta droga. I giovani italiani, i giovani non solo italiani, anche quelli che sono nati di seconda generazione, quindi i giovani che vivono in Italia sono veramente in una brutta situazione. Io non li invidio, non li invidio. Finora ci sono i genitori, compagnia varia, ma domani? Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? E tutti erano favorevoli a questo discorso, a mandare in pensione gente a 64, 65, a parte che questi, cioè già si era rincoglionito. Cioè, ma io non lo so, cioè, poi vengono a parlare di lavori usuranti, ma uno dopo 35 anni di lavoro ce l'ha già coglioni pieni. Come si fa a far lavorare la gente fino da vecchio?
e lascia a casa i giovani, ma sono i giovani che devi far lavorare. Io non lo so, guarda, sono veramente giù pensando al brutto futuro che hanno i nostri ragazzi, ma proprio dovuto al fatto che non c'è lavoro, e il lavoro lo trovi se mandi in pensione la gente che già sta lavorando. Cioè io sono, quando sento dire no, facciamo la quota 41, torniamo alla quota 43, ma che quota 43? Devi tornare come era prima, magari dando un po' di meno, ma i giovani li devi far lavorare, devi mandare a casa un mare di gente per liberare posto per i ragazzi giovani, perché se no questi non lavorano. È inutile che li fai fare tutti quei lavoretti del cazzo, li prendi, li sfrutti, li fai lo stage, poi li lasci a casa, poi li riprendi. Ragazzi, bisogna mandare a casa i vecchi e prendere i giovani a lavorare, questo è l'unico futuro. Altrimenti qui abbiamo una generazione persa, e io li posso capire, poveretti che sono incazzati, mandano magari in giro curriculum, mandano, ci provano e non gli risponde nessuno. È umiliante una cosa del genere. Voi politici avete una responsabilità, tutti voi non avete intenzione di cambiare niente, perché al massimo volete portare l'età a 41, che è vergognoso, bisogna permettere alla gente di andare via prima in pensione per poter prendere i ragazzi.